Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Sime questo nuovo video di Makamon. Siamo sulla Modern Skyblock 3 e non mi sono ancora informato. Purtroppo non ho avuto tempo, ho avuto un po' da fare, ma eh, comunque cercherò di fare del mio meglio. Allora, questa farm è ferma. Eh, perché in effetti eh, non ho più mandato avanti l'actual Edition. E la faremo. Va bene, andiamo avanti con la nostra eh, eh, cosa. Qui adesso questa qui la posso anche togliere. Perché tanto... Eh, Tanto adesso facciamo la farm, quindi sì, non sapevo ci fosse. Ecco qua, abbiamo un sacco di Bogert e possiamo fare un sacco di pit. Eh, questa è quella che mi era rimasta, spero che mi um, possa usarla. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Wow, porca miseria, ma perché mi dà sempre queste merdate che non sopporto? Uh, più. va voilà, via. Top. Queste è le app che faremo. Questa è, Devo mettere un po' in effetti un po' via di cose un po di cose via un po via di cose non è niente allora eh, qui si deve trasformare qui siamo a posto qui l'anello è a posto allora abbiamo detto che adesso non dovevi fare in mano rinviato il pack e siamo a posto dobbiamo facere un, un po di queste e eh, no queste allora mh, questo devo ancora vedere come si funziona mh, Prima di fare questo, dai. Eh, soldier Iron, Soldering Iron, vediamo un po', soldering iron um, soldering iron, eccolo qua. Uh, come si fa? Non me lo dici vediamo. Right click to solder iron and open solder GUI. Sì, ma se non mi dici come farlo, eh, è un bel caccio nel culo. Eh, devo fare nel carpenter, il carpenter è 3 di ingot 1 di Bronze Vediamo se il bronze ce l'ho, l'Hingot non ce l'ho, eh, l'iron non ce l'ho so, eh. Va bene, prendiamo un po' di iron non c'è problema sbaglio sempre sta. Mi viene ad andare a destra, non ci posso fare niente eh, è proprio il mio DNA Ecco qui Facciamo così, facciamo così E facciamo così E facciamo così Va bene andiamo pure avanti Nel Carpenter con un po' di acqua L'acqua non è un problema abbiamo dissecchiate intere di acqua Carpenter Carpenter, qui mi è rimasto del Seed Oil, va bene, prendiamo il Seed Oil e eh, lo mettiamo momentaneamente qua, ok, dovrebbe essere qua vero? Me l'hai rimesso qua, va bene, sei molto gentile, molto bravo. Allora, abbiamo detto che dobbiamo fare questo nel Carpenter. Adesso se io ti facessi così, tu me lo fai vedere, sì, grazie, molto gentile. Un bronzo, bronzo vero? E di riace e tre di questi, uno, due e tre, ok, fosto. Adesso mi serve un po' di acqua, l'acqua non è un problema. Prendiamo questo, eh, quello di acqua è il BBB. Oh cazzo mi ero um, sbagliato. Track e ne hai messo un casino. Uh, va bene. Tu me la puoi anche riprendere dopo? Sì, me la puoi anche riprendere, va bene. Vediamo un po'. Stai andando. Sono così felice e contento. Dai forza vai avanti. Dovevo fare pipipette, mi sa. Ok, me l'hai fatto. Basta così. Allora, la GUI mi dice spingi il pulsante destro del mouse e tu vedi la GUI, ok, quindi è portatile uh, Board missing, insert a circuit board, solder the selected tube on it Allora, um, automatic farm, ah tu selezioni il tipo di macchinario a cui ti serve, machine upgrade e eh, devi metterci probabilmente qualcosa usa solder iron to turn you tree farm into a kind of farm you like quindi devo mettere uno di questi circuit e lui dopo mi dirà gli effetti che io vado in base a quello allora il circuit um, inserta circuit allora il circuit cominciamo a capirci Beh, dopo guardo un video per capire meglio eh. forest tree circuit ok i circuit sono questi qui basic circuit enchantment circuit le funnel circuit intricate circuit proviamo il basic circuit che si fa sempre nel carpet con l'acqua con 6 di reston e un tin ok dovrebbe essere facile tin ce l'ho laggiù purtroppo la reston ce l'ho anche qua ma la tin ce l'ho là e quindi sì allora mm vedo di poter fare l'applied ma non so quanto lontana sia allora redstone prendiamo uno stack il tin qui invece non ce n'era tanto ancora possiamo farlo eh non è un problema tin adesso io prenderei uno stack me la porto dietro e tanti saluti al tin allora vediamo un po di capire queste mod eh, che non è che sia facilissimo a capire una mod da, da zero però ci provo ok ecco qua craniata atomica carpenter un basic circuit, me lo fai così perfetto eh, l'acqua ce l'hai e dovresti andare show recipe vogher ah si, sì, mi fai quello che faccio nuovamente, va bene, eh, ai 77 recipe come faccio a trovare la mia questa qui con, con uno cart and, call. cart and call ah ma grazie al cazzo eh, si, sì. eh, cosa servirà a fare una cosa del genere? ah wwg, ok, io non funzioni eh, Uh, cosa c'è inventory needs resource source need to add the machine inventory non è che vuoi questo vero no non lo vuoi allora uh, add to machine inventory to be crafting this a un machine inventory ma io quando ti ho detto fammi vedere la la la, 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 ricetta, la ricetta tu mi dici soltanto che vuoi questi cose qua non mi chiedi un machine se io facessi così vedete lui mi chiede solo questo questo ah beh giusto io non glielo ho messe eh, ha ragione anche lui ha ragione anche lui ok eh, adesso ci siamo eh non farmene troppe però eh, sennò sono un casino qui ok non sta facendo mortacci tu vabbè da farmelo ok e me ne hai fatti due benissimo fit electronic tube allora se io adesso usassi il cos della cos del cos qua e mettessi un cos della cos del cos perfetto ne vuoi due? no, eh, cosa vuol dire? light amount of tube does not match size of circuit eh, non ho messo il size il size del circuito non ho messo la dimensione allora, la montare dei tubi fanno una ricerca della grandezza del circuito in sé element fist però io non ho capito uh, machine upgrade non c'è niente n e e niente devo guardare un cazzo di tutorial perché non riesco a capire un cazzo di niente va bene ci vediamo dopo ok ragazzi vi sono informato in pratica vanno in base ai circuiti che mettiamo ci sono qui gli effetti e dobbiamo metterci questi tubi e facendo questi tubi che si fanno dentro al termionico fabbricator e noi possiamo saldare i circuiti con i tubi per avere degli effetti particolari allora c'è il basing, l'enchanted, le refined, le intrinsite vedi filtri 1, 2, 3 tubi fino a 4 se noi vogliamo mettere 4 potenziamenti, 4 tubi eh, dobbiamo, dobbiamo andare sicuramente su questo per andare su questo basta fare questo quindi questi qua non servono un cazzo di niente va bene, io adesso ehm, faccio off camera tanto l'avete visto come si fanno con eh, il gold e il, la reston che vado subito a mettere lo gold però non ce l'ho qua e dopo dovrò fare questi devo provare un po' tutti eh, questi si fanno facili vedete copper questi basta andare qua vi faccio vedere eh, perché è lunga la maletta se no stiamo tutto il giorno qua a fare questo eh, praticamente qui mettiamo mettiamo questa 6CB qua e lui grazie a qui ci mettiamo della sand della della sandso, del vetro insomma qualsiasi cosa lui possa sciogliere così dopo ehm, lo userà come liquido per poter lavorare più gli item e lui farà queste cose qui quindi io ne farei uno di cioè almeno ne fa quattro alla volta ne farei due di ognuno quindi otto di ognuno così li provo perché sì c'è scritto però faccio quelli che riesco a fare perché cioè fino a che c'è l'ossidiana non c'è problema questi qui non c'è problema questo non c'è problema questo non c'è problema non c'è problema non c'è problema non c'è problema questo qui è già un problema perché non so come farlo e quindi non lo farò. È a quindi niente. Eh, questo qua lo posso fare. Questo lo posso fare. Questo lo posso fare. E questo lo posso fare però non lo vado a fare perché è un gran casino. Questo qui cosa fa? Malo Ender Farm. Management Ender Farm. Farm di Ender Pearl. Non sarebbe malo farla, eh. Ehm. Non sarebbe male farla. Eh, con cosa va applicato questo? Con la Ender Farm della Forestry. Eh, questa fa in teoria cosa fa? Chorus Flower e Ender Lily. Oh, interessante. Uh, Basic Circuit. No, se io voglio questo, mi fai, il, mi fai così con questi. Eh, no, io se invece volessi. Con questo qui mi fai... Cioè, lo, cioè con questo serve per craftarlo in pratica, sì, sicuramente. Quindi questa qua, se io faccio handler, farm management, handle, farm manual. Se io facessi così o così, insomma, non mi dice un cazzo, vero? Ehm, cosa produci? Non me lo dici. Beh, comunque Ender enderly e non mi dispiace la cosa. Allora questo qui lo teniamo per ultimo, perché fare questi è un po' più un problema. Perché devo andare su quel Combustion e mettere tutta sta roba qua non è un problema mettere questa roba qua è un mettere questa roba qua che mi tocca fare questo quindi mi tocca andare a duplicare questo a fare questi si, si fa e eh, ci fa tutto però ci vuole un po più di tempo quindi l'ender le lily non mi dispiace per le ender pearl anche se per adesso non le usiamo quindi posso anche aspettare va bene ragazzi io faccio questo che ho detto che è tutto faccio tranne questo che non posso fare e farò questi circuiti qua questo lo tengo perché ho visto che mi serve per fare le farm di ender coso quindi lo tengo e ci vediamo fra pochissimo a dopo ok ragazzi ho preso uno stack di tutto purtroppo di smeraldi me ne è rimasto solo uno speriamo di non averli usare adesso li ho messo uno stack ma non li prenderò tutti ce cioè, ne faccio due di ognuno che sono quattro di ognuno devo mettere a fare questo però non ho capito bene quanto ne voglia e accendiamo il tutto andiamo un po' teoria adesso no recipe lo so che la recipe non c'è però intanto scioglimi questo allora facciamo questo va la recipe adesso c'è mi manca l'acqua va bene allora Uh, missing liquid no uh, liquido lo sta facendo lui quindi va bene uh, Ne volevo due però mi sa che tu me li fai alla velocità della luce vero quindi ne vuole 35 se io faccio con 10 sono sicuro che tu ne fai massimo due andiamo un po' cazzo vuole un bel po' vabbè che ce li ho per carità lui deve entrare in temperatura per poter iniziare a sciogliere e una volta sotto vi fa il liquido. Il liquido purtroppo scema, nel senso che se rimane acceso va tutto sprecato. Dai su, ce la puoi fare. Oh, vedete che sta incominciando. Oh, ok, uno me l'ha fatto. E due me l'ha fatto. Ok. Allora, chiudiamo la recipi prima che eh, mi fotta tutto il coso. Andiamo con il secondo. Ve lo faccio vedere così almeno siamo a posto. Eh, Cos'è questo il tin. Uh, tin? Tin 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 tin. Tin 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 tin. Questo. Ne vuoi 10 anche di questo, eh, scusate, e 10. Eh, ok, vai col team. Vai. Fammi che il team, vedete che me lo fa, fa, a parte che lui rimane a stack di 4, quindi non dovrei avere problemi eccessivi. Allora facciamo... Sì, come non detto. Bronzo, vai col bronzo. Allora, questo lo rimettiamo qua, eh, purtroppo è andato così. Quindi facciamo così e cambiamo e andiamo al golden. Ok, facendo così non ho problemi così non devo stare a togliere molte le cose eh, il gold te l'ho messo la resta non te l'ho messa e non me lo fai perché non me lo fai ah me l'ha fatto ma non si vedeva beh bel bug diamante vai quindi andiamo via così un diamante e siamo a posto poi obsidiana obsidiana vai diamante lo togliamo questo eh, eh, non l'ho messa eh, abbiate pazienza ragazzi purtroppo la vecchia è anche per me e poi ci va questo mm, facciamo così che non ho messo neanche questo benissimo allora di resto ne ho messo un po' tanta per sicurezza quindi andiamo a far così uno è a posto quindi dopo c'è questo che non possiamo fare è l'emeraldic è l'emeraldic lo facciamo Ok, c'è troppa roba. Mm, cominciamo a togliere il team, il bronzo questo che non serve a un cazzo, l'emeradic non ne ho fatto neanche uno. E andiamo quello dopo. L'apatite, l'apatite, andiamo a togliere l'emeradic e ci ha fatto l'apatite. Adesso andiamo a fare il lapis. E andiamo con l'apis, togliamo l'apatite e mettiamo quello lapis, È molto semplice alla fine. Quello dell'Ender non possiamo farlo, quindi per il momento toglierò tutto. E siamo a posto e lapis finito mamma mia eh, è stata dura eh, però almeno ce l'abbiamo fatta via ho, ho fatto tutto quello che devo fare se magari riprendo... Eh, sei molto gentile grazie io di rimetto tutti i materiali qua sei spento sì e siamo a posto eh, così almeno so che se dovessi fare qualcosa li ho già tutti qua qui ok fatto questo adesso come vedete scemerà e questo qui si usurerà e pazienza ma tanto comunque ehm, non ci sono problemi eh, Non dovrebbe funzionare Perché l'elettricità non c'è E quindi siamo a posto Va bene, io li ho fatti tutti Adesso posso andare a fare questo No, scusate, questa è la pipette E questo qua eh, Non ho fatto i circuiti, mi sono dimenticato Scusatemi, con l'oro L'oro o l'oro? Eh no, sta buona porca miseria Ho fatto la cacata eh, L'oro, sei di oro E un po' di questo quindi andiamo a farlo nel carpenter, molto tranquillo, tranquillo, togliamo eh, questi e rifacciamo questi qui. Vai, perfetto, sei di oro e sei di questo. Dovresti farmelo perché comunque ce l'hai e siamo a posto. Oh dai, sono abbastanza contento di averla capita più che altro, però oh, sì. Benissimo, pipetta vuota? No, si do il bucket. Intero. Quindi prendi solo un bacchio, eh? mi sono illuso. Ok, dai, su, forza, bravissimo, tu sì che sei un uomo. Adesso facciamo così, facciamo così, perfetto, e adesso mettiamo i vari effetti. Ehm. Allora, autofarm, farm, sì perché volevo iniziare da quella, effettivamente volevo sì iniziare da quella. Ehm. Non mi fai da quattro? Non me ne fai quattro? Me ne fai uno solo? che ce ne vado uno solo qui eh, management orchard cosa fa eh, orchard speed boost incrementa speed automatic farm management orchard non ho capito una mazza ma proprio niente di quello che mi hai detto e eh, vediamo un po' management sempre orchard questo qui cosa fai eh, non capisco effet, gli effetti che possa dare Oh cazzo, me l'ha fatto. Ma porca di quella porca l'ho spinto lì ed ero convinto che andasse eh, a farlo. Invece me l'ha proprio circuitato lì. Eh, show, showroom fa, no, mi tocca rifarlo, ragazzi. Porca troia, ho fatto la cacata, e adesso me la tengo. Allora, cosa manca? Eh, quello a 4, questo qui a patite, adesso la rifaccio off camera. E e riguardo un po' perché questo qui non mi piace così, dai ci vediamo dopo. Ok l'ho fatto, scusatemi tanto, non è stata colpa mia. Eh, qui eh, vuole altre tre di gold, ce li ho e eh, due di coso. Allora, vediamo di farlo. Ehm... Eh purtroppo ho fatto una cacata, l'ho pagata. E eh, vabbè, sei eh, ne voleva, porca miseria non so proprio cantare oggi. Sologi, in generale e tutto quanto. Ok, fammi sto cacacate di cosa questo qui lo butterò, ho fatto una cacata, me la tengo. Allora io non ho capito bene cosa fa, devo de Dunque, dipende da cosa voglia fare. Ad fa esempio da farm automatica, eh, manuale dice succulent farm. Vuol dire che praticamente mi dà del bonus di, di crescita o di raccolta. Non, non ci ho capito molto. E invece nell'automatic farm fa la stessa cosa va bene questo qui invece read farm non so cosa significhi eh, dunque vediamo un po' crop farm sono per le farm eh, golden actum tube manual, uh, dunque, manual farm arboreturm decresce la pa beh buona questo decresce l'uso dell'energia del 10% Management coca plant uh, Management pit bogert Questo va nel pit, va bene Allora, in base alla farm che devo fare Devo metterci un determinato uh, item Così mi sembra di capire Va bene uh, Farò come dici Allora, vediamo un po' le farm Allora, adesso andiamo um, Ah, vuoi che te le faccia tutti? Eh, va bene Facciamoli tutti Lo vuoi con il bronzo e quello Va bene, facciamoli tanto non ci posso fare niente 6 e prendiamo un po' di questo va bene facciamoli tutti e tanti saluti al piffero ecco qua eh, togliti grazie togliti grazie allora così li facciamo ragazzi li vedete tanti saluti a tutti poi il secondo e il terzo che questo si va con l'iron e siamo a posto aspettate che dopo se lo rifà di nuovo 3 se no me lo rifai di nuovo e siamo a posto l'iron ce l'ho Perfetto Ok fammi anche questo E siamo a posto bene eh, Questi li mettiamo qua Questo lo facciamo così e siamo a posto, così dopo se devo fare un altro ce l'ho già il materiale qui e siamo a posto Bene dai gli abbiamo fatti tutti e tre non ho capito filtre 2 Tube due tre questo dice quattro tubi fitz, quattro tubi Però io quattro non li ho messi nella guida vedevo che ne metteva effettivamente uno 4. va bene eh, non importa chiudiamo e mettiamo qua e questa è fatta la cresta me lo dovresti dare perfetto grazie molto gentilo Accettiamo la lutta e adesso eh, facciamo le farm allora farm managed ecco la managed cosa fa ah ecco adesso ho capito ehm, devo leggere prima questi perché più dopo quelli eh. avete pazienza abbiate pazienza crop management allora eh, farm si chiama proprio Farm quindi se faccio, facessi Farm dovresti trovarmi la Farm. La farm Allora, una è manuale e l'altra management. Eh, ci sono due tipi, quella manuale e quella management. Cosa significa il tutto? Vedete che ci sono Crop Farm, allora lui le vede tutte come Farm, io devo fare questa, lui la vede eh, come manuale o come automatica. Cosa vuol dire management? Allora, proviamo a fare con la manuale per il momento eh, Dopo la management Allora, fa prima la management, poi la manuale Va bene Circuit base board Ne ho due, e non è un problema E devo fare il flexible casing Che si fa con lo slime Un emerald Del bronze, ok Il slime a caso, e questo qui è il thermiomic Allora, cominciamo a prendere un po' di roba eh, Che ho qua comunque allora, dove nel termio l'avevo messo? Sì. Allora, vediamo un po' questo con questo qua. Cosa manca? Eh, no, dovevo aver tutto. Dovevo solo accenderla. Sai sì, che così me ne fai un fumo, vero? Eh, va bene, accendiamoti e vediamo un po' che succede. Perché io di questi ne ho pochi pochi. Farli non è facile. Eh, da loot bag ma non te ne da tanti. Eh, se no... Da questo col diamante, vabbè adesso il diamante non lo posso fare, cioè non ho, posso... dal shipping, no, il shipping eh, lo compri, sì, ma col cazzo eh, altri metodi, lo vedo da qua, ma c'è una percentuale bassissima che esca, l'1,5% e se no non ho altri metodi, quindi sì, e eh, vabbè pazienza eh, non eh, ci... Eh, facciamo la testa allora ragazzi l'ho fatto, eccolo qua adesso eh, più che altro dove devo metterlo? Allora, questa è la Crop Farm, abbiamo detto che eh, si fa col circuito della Crop Farm. Allora, mettiamo... Non mi fai vedere un upgrade come poterlo mettere? Gentilmente sarebbe molto carino poter vedere che upgrade ci posso infilare, ma... Allora, a meno che ci mettiamo questo, la Crop Farm, Copy Electron Tube manual succulent farm, eh questo non sarebbe male eh, per la succulent farm manual red bronze electrum manual crop farm management crop farm automatic farm, cioè cosa vuol dire? Eh, questo che io non capisco, effetto management crop farm management crop farm niente, non mi dici niente di, di quindi che so, questo qui fai manual mana... io volevo lo succulent Succulent, questo cosa fa? Read, eh, lettura di farm, non so cosa voglia dire, quindi lo rimetterò a posto. Dove cacchio va? TIN E questo. E Poi questo qui cosa fa? decresce la potenza, la voglio. Eh, questo qui la co, cocona co, 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 mi interessa. Uh, Pitbogert non mi interessa Incrementa Incresce lo speed del 25% Incrementa l'usaggio Incrementa l'usaggio del 10% Con questo qui che diminuisce del 10% Quindi mi aumenta solo la velocità Beh non è male Showroom Farm non mi interessa Ground Farm No Gourd Farm Ok ragazzi ho convertito questa mettendo una crafting table in manual, ho fatto manual farm, ho scelto questa roba qui e penso che sia più che sufficiente, vediamo se funziona. Qui dice che possiamo mettere qua, in effetti la guida che ho visto potevamo mettere 4 con questo qui, però non me lo dà, eh, non so perché, vabbè, fatto, mm, proviamo. A vedere se funziona effettivamente ehm, vediamo un po speriamo più che altro questi sono a posto filtri un el tubo mm, boh, non lo so va bene eh, vediamo un pochino forse hanno cambiato questa versione non c'è altra soluzione fammi vedere fatemi vedere un po come la farma vuole il fertilizer e ha bisogno di queste cose qui per fare queste cose qui no non, non, non ho capito un cazzo allora vuole della terra vabbè la terra gliela posso anche mettere e la posso anche dare questo dobbiamo aprire però se tu mi fai vedere le recipi ha bisogno di potenza eh, normale la temperatura del 17% climate cold umidità eh, hai bisogno di eh, non ci ho capito un cazzo ragazzi idratazione requisita 80% quindi devo dargli l'acqua, beh l'acqua non è un problema dargliela questi che non ho capito bene eh, cosa vuoi, quindi se io facessi una cosa del tipo ci eh, tanto pazienza, del tipo U a parte che mi fai vedere che me la dai da farm a management ma non mi interessi però non mi dice un cazzo di niente come al solito cazzo è finito e qua io faccio U su questo, mi fai U uh uh uh, sempre così e non mi dici un cazzo. Uffa! Allora, eh, mi toccherà guardarmi un altro video. Allora, prima di tutto apriamo questo coso. Uh, ah, wow, non okay, che non mi piaccia però insomma, sì. Allora, prendiamoci un po' di terra, la terra la facciamo easy, la facciamo easy, la facciamo così. Ok, adesso uscirà il mondo e eh, figuriamoci se non uscirà qualcosa. Non mi deve toccare, se no diventa gigante. Ok, quante me le date? Questa votiamo via, credo che ne abbia tanta Ne ha date 4, ne ho messi 5 o 6, non mi ricordo, va bene, non importa. Allora, possiamo fare una cosa del tipo che togliamo quella farm là, che abbiamo già lo spazio e mettiamo questa. Cosa succederà? Ok. Allora, farmete... Ehi, hey, sono un po' pieno un po' se riesco a mettere qualcosa qui niente nulla proprio eh, va bene pazienza andiamo qua qui si sì, è svuotato un po sì, si sì, è svuotato un po eh, tutto facciamo così se no non ci capisco niente ok andata poi mettiamo sta farmete eh, qua che è una manuale abbiamo detto tu dovresti dare energia perché l'energia ce l'ha sì, ce la gliela dà lui va bene qui ci siamo poi eh, sei vuoto perché adesso ti do la tua bella acquetta che la trovo qua. Poi mettiamo a posto questo. C'è un sacco di roba nell'inventario inventario. Eh? Allora, acquetta data. Adesso vuoi il fertilaggio che ti posso anche andare a fare. Vuoi questo che ti posso anche mettere. Cos'è che vuoi ancora? 18... Eh, cioè infatti che hanno bisogno della, di questo se glielo metto lì. Non ho capito bene come funzioni. Può darsi che si, sì, non abbia bisogno. Um, Liquide ce l'abbiamo, water, 10 megabit, uh, megabatt, nord, est, ovest e sud. Cioè io posso decidere cosa piantare, ok. Tu mi dai ad esempio questo? Ma questa farma non faceva un po' di tutto? Uh, farm. Choice Floor and Eli, no, ho sbagliato, scusate questa. Crop farm, la crop, cioè i semi. In teoria qualsiasi seme, dai, proviamo a fare una provola e vediamo di mettere dei semi a caso. Eh, ne ho tanti qua. Mm, semi di beetroot non... No, dico, la beetroot mi servirebbe per i colori, così almeno siamo a posto e non ci dovrebbe più rompere le scatole. Andiamo un po'. Eh, facciamo così vai il fertilizer eh, il fertilizer lo faccio in fretta perché mi serve soltanto l'apatite e un po' di questo allora mm, vediamo di farne 12 facciamo 6 e 6 6 per 4 24 quindi dovrebbe bastare qui ne voglio 6 andiamo un po' andiamo un po' no, eh, 6x8, era 48, va bene, dai, va bene lo stesso proviamo lo stesso, tanto me ne servono un po' per fare la provola, eh, capire come funziona, una volta che ho capito come funziona mi gestisco in modo diverso, mi metto in un posto dedicato e tanti saluti al piffero, insomma, sì eh, fertilizer ok, sta piantando è da beetroot? sì il problema è che non so esattamente dove mi metti la roba perché bisogna della derte? Quello che non riesco a capire se la derte c'è. Comunque, eh, quelle le ha piantate, queste non le ha piantate ancora, ma non sta facendo niente. Non sta facendo nulla. A destra e a sinistra pianti solo da una parte, Sì, pianti solo da una parte, va bene, non importa, non mi interessa, l'importante è che pianti, ma non ho capito quando succede che poi eh, cresce, cosa succede. Ecco, le raccoglie. Ah, eh, me ne sto sciugando io, che bello! Eh, Santa madonna! Allora, riproviamoci! Vediamo un po'! Ok, le mette e poi le ripianta, va bene, ma io... Ehm, quello che non arrivo a capire che una volta che le hai tutte, cosa fai? Allora, watering can, proviamo su, devo capirlo ragazzi, Se no, eh, Adesso faccio magari un taglio, così stiamo più tutti più tranquilli. In questo lo mettiamo via. E il mio recipiente dove l'ho messo? L'ho messo qua che ne ho 40 ormai e vediamo che succede vediamo un po', dovrebbe aumentare la crescita di parecchio, no che me l'hai ciulato facciamo così ok vediamo io voglio capire quando smetti di piantare cosa fai, ok C'è qualcosa che non mi qua... Ah giusto, lui va a finire qua adesso. Perché io ho l'auto edject. Eh, mi sembrava strano. Era per capire. Ok, ho capito, ho capito. Lui mi, mi raccoglie e mi mette via questa roba qui. Eh, perché io ho l'auto eject qui. Mi l'ho dimenticato. Va bene. Eh no, eh sì, alla fine è una farm come l'altra. Eh. So che questa qui è, è di un'altra casa. E fa quello che gli chiedo. Molto semplicemente. Va bene, dai, abbiamo capito. Possiamo romperla non consuma tanto e siamo tutti a posto va bene eh, ho capito faccio le altre eh, faccio un taglio così mi metto in sistema un attimo ci vediamo dopo allora ragazzi mi voglio sistemare bene, ho smantellato di sopra, eh, voglio fare una cosa fatta bene, adesso la farò. Ehm, questa qui andrà con questa, adesso mh, mettiamo a fare tutta l'altra quest che ci diceva, poi facciamo l'engine e poi vediamo un po' di sistemarci perché volevo, fare, eh, volevo attivarle queste farm, sennò no, che cazzo serve farle? Allora, vediamo un pochino, eh, la mushroom farm, eh, mushroom farm, eccola qui, tutte in manual le farò, ehm, questo qui li ho preparati. No, sì, boh. Mi sembrava di sì. Sì. 1 2 3 4 Bastano 4 per il momento. Uh, vediamo un po'. Allora, Mushroom Farm. Uh, mushroom Farm, vuoi questo qua, il basic che devo aver messo qua. Ok, dopo ne faccio un altro mushroom farm uh, voi questi qua l'apatite che per fortuna abbiamo fatti un po' apatite uh, non mi ricordo quante ne volesse vabbè facciamone quattro e vediamo un po' cosa esce fuori glass uh, voi solo il glass va bene andiamo a fare il glass cioè andiamo a prenderlo stiamo andando ancora a destra perché ho visto un po' di video e ci ho capito veramente poco eh? Eh, però di, cerco di fare quel che posso eh, vediamo un po' appatite e manual ok e questa è la seconda poi cosa mi chiedi eh, la, la, la mushroom farm perché non me l'hai segnata perché tu la vuoi la management che due palle eh, riprendimi management va segnato adesso Segnato adesso ok vai così manuale adesso vuoi la uh, come cazzo si chiama? la gourd la gourd la gourd dovrebbe essere questa ok se, se me la spingi grazie vuoi quella di lapis va bene prendiamo quella di lapis il vetro ce l'ho ma poi non vorrei fare avanti e dietro 50 milioni di volte eh? mm. allora 12 dovrebbero bastare voglio capirla questa moda, dai eh, mi vedete qui ho smantellato perché voglio fare una cosa fatta bene adesso vediamo un po' perché l'energia per adesso non l'usiamo quindi abbiamo comunque le windmill e lato mill quindi siamo a posto vediamo un po' mm, siamo a posto modo di dire il lapis mm, ne voleva tre? non mi ricordo e questa e vuoi questo. Allora, per fare questo ci vuole un albero. Allora, il tin e sei di questi. Dunque, le avevo messi qua. E si faceva dove? Scusate, non mi ricordo più nel carpenter. Allora, il tin 3 e sei di queste. Perfetto. Carpenter, vieni da me, mi aiuto. Allora, vediamo un po'. Tin perfetto e tre di, e tre di questi. Ok famelo eh, cosa ecco, ho sbagliato vediamo un po a ah, uno di tine scusatemi ma non ci siamo più ok non so esattamente quante ne voglia per fare questo un altro per fare questo un altro quindi almeno altri due li vuoi, vero intanto li faccio va bene allora abbiamo detto che dovevo fare questo facciamo questo ecco qua fatto un po' se me lo segni eh, non me l'ho ancora segnato me l'hai segnato infernal farm. infernal farm infernal farm ok allora questo qui lo voglio trasformare vi ho detto in manual grazie molto gentilo infernal farm eh, cosa vuoi? quella della blazing la blazing va bene ti do la blazing eh, no, scusate qua mettiamo a posto questi la blazing eh, l'ho fatta la blazing? blazing E vuoi tre allora? Ok facciamo le tre. Beh dai non è difficile fino adesso e più e farle mandare avanti. È eh, il problema più grande. grande va bene. Eh, uno grazie, vai così. Blazing fammela. Grazie, molto gentilo. E questa è fatta. Poi vediamo se la vede. L'hai vista? Va bene, grazie, molto gentilo. Manual. Adesso eh, ci manca solo una. Ed è la Pitbog. La Pitbog, eh, chissà perché, presumo che voglia sempre ehm, quello. Infatti, andiamo nel nostro Carpenter. Mi faccio sempre giro tondo. Eccolo qua, eh, siamo a posto. Poi quello ce l'ho. finì eh, Finita, via, abbiamo quasi tutto, ragazzi. Abbiamo quasi tutto. Vuole solo l'Obsidian Electrum. Eh, cazzo, mazza. L'Obsidian Electrum. Eh, Dovrebbe essere questo. E ne vuole tre. E ci siamo anche qua mamma mia è incredibile abbiamo finito a fare anche queste bene ok me l'hai segnata grazie molto gentilo facciamo così facciamo così e facciamo management manual perfetto oh, abbiamo fatto anche questo cos'è questo è il pulsante. vediamo di fare questo adesso eh, abbiamo fatto già buona parte delle mode eh? devo vedere ancora questo e questi qui li abbiamo già visti nell'altra moda a parte questo che non ho capito cos'è E' quello della mail che non è neanche qui eh, cazzo era quello della mail era questo quello della mail allora uh, pit, pit fired engine lo in. mi hai completato cos'è che mi hai completato scusa mm, dove cacchio siete le bis uh, me le hai aggiornate perché io non ho fatto un cazzo a meno che non me le hai messe qua si sì, me le hai messe qua mi è sbloccato le bees, va bene, le bees eh, sono qua. Quindi adesso posso farlo qualcosa. Mm, scusatemi, eh. Quello che non potevo fare era il circuit. Vediamo un po' il circuit. Cir no, era il tube, era, scusate, tube. Vediamo un po' se adesso me lo fai fare. Plastic. No, un fireman, c'è cioè sempre uno stronzo. Va bene, non importa. Apriamo sto coso. Madonna quanti me ne stai dando. Io devo andarli a fare, assolutamente. Poi li posso anche fare volendo. Um, però sì, siamo già 15. L'ultima volta che l'ho aperto mi ha ho messi 5 vicini e mi ha fatto un macialo mentre ma morivo. Devo uh, aprire una alla volta. Ok. Um, dunque, engine. Allora facciamoli tutti, eh, questo qui vale il copper, il glass, eh, il copper gear che è questo qui con il copper. Allora, andiamo a fare tutto quanto, dai, facciamo tutto, cerchiamo di capire sta mod perché potrebbe essere anche veramente interessante. Eh. Andiamo a riprendere un po' e adesso andiamo a prendere il copper. Allora, mettiamo via un po' di roba perché ne ho tanta in giro eh, qua. E basta. C'è nient'altro, il trofeo lo metto a posto. E siamo a cavallo di un bricco qui bello pieno di, di cose soprattutto cioè che cazzo vuol dire un coso così cioè non aveva voglia di metterci un disegno la modder, non ho capito scusatemi eh, però io cioè vorrei anche no non c'è niente cioè se rompo questo che succede? ma no eh, funziona è proprio che non aveva voglia di metterci il frame sopra va bene Bello, sì sì, è proprio fantastico, ha una caratteristica molto singolare, però sì. Va bene, ma no questo, ma porca di quella porca. Eh, santa, bisogna andare anche due. Vabbè, quark è andata. Allora, eh, copper. Vediamo un po', questo qui, vuoi il... questo qui... Mh, ah, ma questo tanto ce l'avevo. Eh, dove l'ho messo? Domanda grossa, indispensabile. Qua, qui quindi io facessi, re, si, messi, eh, 4, 3, 3, 3 o 4 ne volevo, non mi ricordo più, porca miseria la memoria, andiamo un po', 2, perfetto, <ride> è andata benissimo, ne volevo 2, va bene, non importa, uh, adesso vuole il pistolone, il pistolone vuole la cobblestone, il ferro e il log, uh, questo, questo e il log non ce l'ho, non ce l'ho più il log. Ma porca di quella porca. <ride> Ho legno ovunque pure nonostante tutto mi manca sempre. Allora. Ecco qua. Questo, questo e questo, questo. Non c'ho più spazio, eh? E questo. Poi. Quest'altro cosa vuoi? Pistoloni ancora. pistolone ancora. Pistolone ancora. Allora, cerchiamo di metterci avanti e non tornarci più qua perché non c'ho voglia. Allora, altri due pistoni. E così siamo a posto ecco qua pistolone pistolone fatto questo vuoi il bronzo e il bronzo va bene se vuoi il bronzo facciamo così io metterei a posto questo tanto non mi serve più bronzo vediamo se funzioni con questo non ne sono sicuro però provare non cuoce infatti va bene ne volevi tre ne volevi vero eh, vediamo se eh, effettivamente ne volevi tre o ne volevi due ne volevi due perfetto Ok, e anche questo è andato. Poi questo cosa vuoi? Il pistolone e il copper gear. Copper gear avevo fatto uno in più. Boh che bello, boh che bello. Allora mi manca solo questo. Eh, questo si fa con l'oro, 4 di oro. È una redstone. E eh, ci siamo. Dai, abbiamo fatto anche questo. Sono contento. Eh, la resto l'ho finita. Che culo. Ok, 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 ok. Ok, E ok. Oh, è andata anche questa, fatta. Adesso la cosa che devo, uh, mi preme sapere è come funzionino queste cose. Allora, mettiamo via, apriamo qua, vediamo la cacata che mi esce. Wow, wow questa proprio mi mancava, eh. proprio sì, è della Quark, non vedevo l'ora di vederla, ma era... Ah, perché cambia colore, ma è bella. Allora, io avevo visto un video di un quello marrone, che era questo. Um, empty, biogas engine non era questo. Con il biogas, io biogas. Adesso non posso farlo. Redstone va bene. No fuel, uh, Energy to run. Replacement the machine, il fuel supply. Probabilmente è quello che è What do you engine. Liquid, heat. Devo far mettere qualcosa anche da bruciare? Uh, Biogas, uh, Bogeret non ce l'ho più, oddio questo devo mettere via, va bene, questo non era quello che avevo visto a posto quindi mamma mia che cattiveria, uh, con questo in due secondi è venuto giù allora vediamo un po' questo e quell'altro uh, se lo trovo Pit. Allora vediamo questo qua come funziona questo generate F uh, così a caso eh Non vorrei dire una cacata ma provo e vedere se funziona per me non funziona però no oh. ehm, si è acceso sta funzionando allora stored 1200 rf genera non genera un cazzo però ehm, sta storando ma non già generando Uh, Un'interfaccia l'avrei gradita uh, Dunque se io mettessi un qualcosa che funziona L'energia uh, Qualcosa che funziona energia Cosa funziona l'energia che io ho in mano uh, La farm Andiamo un po' Sì Funzioni Mi hai dato energia A quanto pare funziona Beh è non male la cosa uh, Abbiamo un po l'energia portatile Il problema è questo Il pit uh, Pit, ha bisogno di Pit. Eh, allora, in teoria, a livello molto teorico, tu hai bisogno di un resto segnale e eh, non è un problema. Ti metto una lava e siamo a posto. Lo no fuel. Fuel eh, ha bisogno di Pit. Mm. E mi dai l'ash. Mm. In teoria se faccio la farm di Pit... Allora, potrei fare così. Metto una farm di Pit attaccata a questo. Così lui mi genera un sacco di pit. Il pit lo posso mettere attaccato a questo, giusto per usarli, eh? e attaccato a un'altra farm che non so... Se metto invece la, questo qui a generatore di pit attaccato a un pit, mi genera pit all'infinito. E ci può stare eh, però questo si autogenera lì e eh, quindi non me ne faccio il mi sarebbe non sono confuso devo ancora pensarci bene su come farlo questo mi genera e eh, questo qui dal biogas eh, ehm, non ci capisco un cazzo come al solito beh comunque meno male ho capito come funzionino queste farm eh, questi generatori le farm un po' meno però si sì, ho capito questo qui era una dedicata a questa giusto se trovo il circuito il circuito, non dovevo andare qui il circuito, circuito della farm manuale. È, è questo, e dove cazzo lo metto il circuito? Una volta fatto, o oh, questa è bella. Eh, ho fatto un circuito per la gara del pifero? va bene, eh, sì, va bene, ho capito. ragazzi, Adesso mi sistemo un attimo vedo di mettere le cose sul posto giusto le cerco una, un modo di sistemarle e ci vediamo a poco ok ragazzi ho fatto un po' di prove ma non mi entusiasma in modo molto particolare con la manuale quindi per il momento la metterò da parte vorrei fare direttamente quella automatica invece qua eh, con la vecchia farm di canola, allora quelle automatiche <coughs> è una mult struttura multiblocco che non è proprio male male eh, avrà bisogno di un'area io nell'area dice 40x40 mi sembra eccessivo però funziona anche più piccola allora facciamola e eh, vediamo un po cosa ci vuole eh, vediamo un po e eh, speriamo che sia una cosa gradita qui che cazzo devo eh, stare attento perché questo è uno spawn di tanti eh, mob allora si sì, sono sponate io ho tolto ho dovuto togliere tutto perché ho provato a mettere in manua in automatica quella farma e cominciato a ehm, costruirmi di tutto mi ha fatto fuori il mezzo mondo mi ha messo acqua dappertutto sono stato un bacello eh, quindi ho lasciato perdere mi sono ripreso tutti i miei animalo oh, guardate che, che, che cavolo di roba ehm, i miei animalo e ehm, e ho sistemato un po'. Dunque, eh, volevo prendere l'acqua che è questa. No, non è questa l'acqua, l'acqua dove l'ho messa, ragazzi, mi sono perso l'acqua, eh, il mio eh, la mia bug Eccolo qua, scusate, eh, perché devo riempirla perché mi ha vedete è come è facile riempire l'acqua così, è bellissimo. Aspettiamo un po'. 30 e 32, ok siamo pieni bene, chiudiamo qua, facciamo accelli adesso andiamo a costruire tutte le varie cose e vediamo un po' come fare perché la farm la metterò qua fuori dice che deve esserci il cielo aperto quindi sì, dovrò metterla un po' più in qua qua ho smantellato tutto oddio, è meglio chiudere il più possibile se no viene fuori una farm di mob ecco qua e siamo a posto. Eh, è stato un macello. Non vi dico cosa è successo. Perché è meglio di no. Allora, eh, andiamo pure a fare il tutto. Mettiamo via il secchio. Così siamo a posto. Io ho ancora delle cose. Un sacco di roba inventario, ragazzi, che ho fatto un macello prima. Allora. Queste eh, farm sono un po' così, però sì. Va bene. Farm block 36. Allora, farm block. Eh, della cosa? Mm, come si chiama questa? La... Porca miseria mia, mia, mia forestry eh, block ragazzi si chiamavano questi qua. Farm block, ne vuoi un sacco? Uh, lui chiede, dice di farvi con questi. Perché li puoi fare con varie cose. I farm block, vedete, ma consiglia di mettere questi. La stone brick. Andiamo a prendere la stone. Cosa ho messo qua? Ma cos'è questo? Ah, perché ci sono mob adesso andiamo via. Tutto quanto, ok. <coughs> farm mob, eh, vuole la stone l'ho qua, dovrebbe anche da altre parti ma non mi ricordo assolutamente dove, come sono messo qua a ah, carica, è abbastanza bene dai vediamo un po' di fare questi eh, ne voleva un bel po' in effetti eh, vediamo un po' eh, perché voleva un 4x4x4 quindi 16 solo di quelli eh, più tutto questo che ne vuoi un sacco hai detto che ne vuoi 36 quindi 36 più 16 52, mm, io ne prenderei un altro po' per stare sul sicuro vediamo cosa vuoi di materiali effettivamente vuoi il copper che ne vuoi tanto e qui vuoi vabbè dipende da di quello che vuoi vuoi il copper allora qui vuoi le slab e il tin tube che si fa col tin io di tin non ne ho tantissimo Uff, che palle tin aluminium cosa c'entra il tin Pl platinum non c'entra niente col tin eh, userò questo c'è anche questo siamo anche questo così ce lo togliamo dei marroni siamo a posto oh, va bene dai cerchiamo di fare tutto andiamo nel nostro gabbiotto cos'altro voleva le slab quindi vuoi questo ah, non arrivo molto lontano quanti ne ho 57 Beh, ve le posso fare più cos'altro volevi eh, questo la redstone la redstone ne ho un po qua eh chiudiamo sto coso perché sennò no è casino la redstone ne ho un po qua ne ho, ne, ho, ne ho tanta in effetti però meglio di niente allora vediamo di riuscire a fare queste cose eh, speriamo di capirle perché la fa manuale non ho cioè l'ho capita insomma non mi è piaciuta diciamo per quello che ho potuto capire eh, dove lo volevi sto coso eh, nel termiomic cazzo mazzo quindi serve ancora il carburante che non ho beh un po' ce l'ho allora, togliamo sto coso eh, qui ormai l'hai fatto e eh, sei a posto vuoi questo qui col tin ne hai già un po', vero? io l'avevo lasciato acceso ok, dovrebbe essere a posto di tin ce ne avevo un po' eh, ne avevo 36, ne volevi ah, adesso dovrebbe essere sufficiente, via così cioè non è sufficiente perché ne vuole uno per uno, ne vuole 36 eh, quindi non è sufficiente per un cazzo allora ricendiamo va tin metti questo grazie eh, ne vuoi un altro po non ne voglio mettere tanto eh, perché ok vai così 36 a posto così bene facciamone un po di più non si sa so mai vai allora 36 di queste oddio scusate ho sbagliato eh, il copper copper eh, ce l'ho un po di copper qua eh, copper sì speriamo basti 36 ne vuoi ma non me li stacchi? Dai riproviamoci. Magari mi sono sbagliato io. Non me li stacca. Eh, se io facessi così, perfetto. Ah, non me li stacca, logicamente. Eh, allora non me li stacca perché tu non hai neanche questi, vero? Allora riproviamo. Ok. Eh, 36, ne fa solo 27. Perché gli manca qualcosa. Mi mancano quelle slab. Andiamo a prendere questo cazzo di legno. Io il legno qua ce l'avevo, ne sono più che sicuro. Ok andiamo a fare così no facciamo così ne già ne fa troppo se no è un casino eh, questo era così questo era così c'è tutte le cose riempite eh, santa miseria allora no ne ho 62 ma non bastano devo farne delle altre eh, penso che così basti va bene andiamo pure sbaglio sempre strada incredibile vado sempre la parte opposta eccoci qua eh, ripetiamo così Finito. perché ancora 27 ti manca il copper che palle ragazzi mi manca sempre qualcosa allora mettiamo la, lo sprint qua se no facciamo notte ok lo so che il tempo che ho mangiato ho preso la roba era già arrivato però dai almeno recupero nel ritorno mm, qua co copper 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 vai prima che mi scada il tutto ok vai così fai così, fai così andiamo nel bunker perfetto ripetiamo, 36 40 uh, 30 5, 6 ok, via 36 fatti ok, mamma mia eh, adesso dovresti segnarmelo, ok farm gear box uh, quindi farm special gear non è box così forse... ah perché eh, faresti farm gear box e anche questi lui consiglia di farli con questo uh, quindi un'altra farm block va bene meno male che li ho fatte uh, ok gear farm block vuoi questi di tin uh, tin ne vuoi quanti ne volevi? 3 1 2 e 3 perfetto quindi facciamo questo uh, farm block ah perché sei pieno um, facciamo un attimo così ecco sei a posto fan block è a posto vai è che questa è fatta uh, ce ne ho tante di roba ce ne ho troppa di roba ne ho troppa allora facciamo così e siamo a posto poi cos'altro volevi farm hatch la farm hatch uh, farm hatch eccola qui sempre con quella e quindi un altro di questi avevo eh, detto io che servivano eh, vabbè. a meno che lui non me li ha già contati eh. Beh, bella cacata se me l'ha contato tin eh, col tin tin eh, io avevo quel cazzo di cose che li voglio usare perché sennò sto sempre tra i marroni e eh, non li uso mai allora eh, quanti ne volevi 2 1 e cacchio e 2 tanto sono gratis e usiamoli eh, mettiamolo hm, qua e quindi un altro è fatto eh, far match no non l'ho fatto ancora là scusatemi eh, manca quello oh no ma no, eh, santa miseria quanto spreco di materiale ok data. poi fammi questo andata poi quella vuoi la farm valve eh, valve Valve Steam, Valve ok, sta Far valve con il Tian, che si fa con questo, tien, perché il tian, eh, due pezzi di vetro, mamma mia che palle. Allora, però abbiamo quasi fatto. Eh? Dai ragazzi, dopo ho il multiblocco sotto mano così riesco a farlo bene. Uno, due eh. Allora, mettiamo via, mettiamo via un po' di roba qua. Vediamo cosa mi tira via. Mi tira via un sacco di roba. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, non mi ricordo più questo vai fatto che questo è andata poi cosa vuoi? Farm control farm mm, control control allora andiamo un po' vuoi questo qui che è il golden tube ce l'ho il golden tube eh, Che l'avevo fatto meno male che ho detto ne faccio un po' di più di questi che vediamo cosa succede il golden tube dovrebbe essere quello golden copper bronzo tin golden tube ok Eccolo qua, e anche questa è andata. Vai, poi cos'altro? Oh, finita. Va bene, Cramiamo E tanti saluti a Piffero. Uh, abbiamo quasi finito, eh? tra l'altro, neanche dire che fosse tanto lunga. Uh, vediamo cosa c'è. Oh, che bella, non vedevo l'ora di averti, guardate. Eh, non voglio, non vuoi proprio morire. Eh? Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Uh, mettiamo qui. Qui è spento adesso è spento allora il team questo no questo qui e adesso andiamo a fare sta multiblocca uh, la multiblocca ho sbagliato strada come al solito ok mettiamola allora cielo aperto hai bisogno di 16 allora fai una bella area di almeno 40 blocchi per 40 di larghezza assicurandoti che sia il cielo aperto 40 è un po' tanto in effetti allora vediamo un pochino eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Quindi vuole un'area atomica. Atomica, un'area atomica. Qui quanto saremo? Saremo 20 anche qui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Cioè io ho una fame del genere non ho uh, capito perché me la vuoi far fare. Una 40x40 e poi quando viene costruita è eh, dunque la base è 3x3 più 16. Arriverai a 20, ma io secondo me adesso la faccio... Eh, perché devo... Va bene, dai, faccio uh, con la Wanda, tanto lo sapete che è gratis, eh, se la trovo. La trovo. Dove l'ho buttata la, la Wanda? La Wanda? andamarchi dove cazzo sei finita? ce, ce l'ho eh ne sono più che sicuro perché l'ho usata prima eccola qua e faccio mi allargo un pochino dai ci vediamo dopo ok ragazzi se una vita ho usato una marea di mana come vedete la barra del mana è scesa parecchio però pazienza mettiamo a posto un po' di cose C ho un casino all'inventario fotonico ehm, mettiamo a posto questo mettiamo una di queste qui e adesso metto a posto anche queste perché tanto non mi servono e almeno abbiamo dimezzato un pochino le cose vediamo un po come fare allora è un 3x3 il blocco e ci va inizialmente allora, eh, questo questo è eh, la costruzione principale è un po' un casino allora nel centro ok questo adesso lo toglierò, lo toglierò subito ci va quello lì ok e qui ci siamo poi questi tre vanno così eh, ho sbagliato subito i tre vanno qua così e va bene questa la, la, la sinistra va bene a qua ci va questo qua perfetto quindi alla sinistra verso di me i tre vanno lì poi qua ci va il controller penso sia sì, no il gearbox e a destra ci va quello che è rigato così si sì. io guardo il disegno eh, perché non c'è scritto un cazzo allora così perfetto poi al dunque quello quadrato allora, sono rimasti tre non è che ci sbagliamo allora questi qua vanno uno qua e così siamo a posto questa prima base è finita dopo ci sono gli altri che uno è quello quadrato nero con eh, nero scuro che dovrebbe essere questo no non è questo o l'ho messo male io vediamo com'è l'altro questo va là va bene questo qui che ho messo male io allora come va messo non è che me lo dici tanto vero è fatto così da telepase allora è diverso, eh, diverso probabilmente il um, l'aggiornamento della mod va bene non importa l'altro va qua comunque questo qui è il verso ragazzi non, è, non, non ci si scappa è così che va messo poi Poi c'è poco da dire, ci vanno eh, tutti gli altri, non è che c'è tanto altro da fare, eh? d'altronde è così che va fatta. Eh, dice che la, la farm sarà completa quando eh, prenderà una certa forma. Vediamo se è vero. Eh. Eh, quanti livelli ha fatto? Ecco, l'ha presa, perfetto. Questa linea qui quando la farà vuol dire che apporto. Questa è tutta la cosa, quindi abbiamo fatto in più questi, va bene, non importa. Adesso... Cosa importante che lui dice fare un 4x4 al lato con i brick, che con questi. 4x4, quindi 1, 2, 3. Eh, cioè scusate un 3x3, ci eh, sono proprio fuori così. Eh, questa è forse è meglio toglierla, che è stata proprio tra i marroni. Allora. Andiamo un po' di toglierla. Ecco qua. Allora un 3x3 in tutte le direzioni, quindi qua, 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 quando ecco qua, oh, po porca miseria. Vediamo un po', meno precauzionato, ecco qua, e siamo a posto, tacchete, 3x3. Adesso facciamo così, ma basta! Così, 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 così. Eh, qui ci posso cliccare, se sì, mi fai cliccare, però è sempre uguale a tutte le parti vedere dopo come farò a farla lui mi dice di fare così ma poi insomma mm. e poi dice di fare eh, la cosa che scala cioè così esattamente che scala di 1 quindi così e così deve venire fuori più o meno così adesso ci guardo bene però intanto vi faccio vedere come lo faccio io poi dopo vediamo se ho sbagliato qualcosa intanto io sbaglio sempre qualcosa dovrebbe essere così a scalare a scalare quindi 1, 2, 1 scala, scala, scala. Dovrebbe essere così il disegno. Vediamo se è abbastanza regolare. Dovrebbe essere regolare. Adesso, eh, qua ci va quello lì. Che lui diceva di mettere una cosa diversa al centro. Diceva di mettere. Perché questo è manual. Manual non mi serve più un cazzo. Mi tocca rifarmelo. Eh, questa qui è una Farm automatica. Allora la potenza, l'acqua, il, il fertilizer, ci va l'acqua e il pistolone. Il pistolone dove l'ho messo il uh, oddio, l'avevo messo per terra giù di sotto. Allora, per evitare che mi sponi nel momento che vado a prendere un po' di roba, uh, logicamente se non metto questi non mi li metterà mai. Ok. Andiamo qua, andiamo qua. Andiamo qua. Ok, adesso andiamo a prenderci il uh, eh, non mi piace di lo sai va bene ok andiamoci a prendere il course della cosa del course che è qui perfetto e dobbiamo farci un altro di questi qua far un altro di questi qua dobbiamo andare al carpenter con 3 e 3 di uh, gold vediamo il gold se ne ho 1 2 3 e tre di questi no ci devo un 6 6 ecco qua andiamo poi qua carpenter Uh, siamo sicuri che erano tre. Perché figuri di me ne faccio già tante non vorrei farne altre. Sì, è così. Ok, eh, tre e sei. Perfetto, fammelo. Ti manca l'acqua, vero? Ti manca l'acqua. Come al solito manca sempre l'acqua. La quina, eccola qui, la quina. Eccola qua. Tecchete. Posto. Adesso puoi lavorare. Fammi il tuo dovere. E vediamo un po' tanto che lui fa guardo. Ok la guida dice di mettere in automatic farm mettere 4 bronze mm, e me li ha fatti perfetto adesso andiamo là ok ragazzi ho guardato un altro video dove consigliava di farla così e allora l'ho fatta così, ho sceso di uno e mettiamo il nostro circuito che era crop farm se non sbaglio sì era questo eh, ce lo metti, grazie molto gentilo e eh, lui mi chiede questo eh, grano? Allora, prima di tutto mettiamo l'acqua. Uh, devo fare un po' di prove eh, ragazzi perché eh, insomma è un po' un così... eccolo qua, acqua. Acqua, eh, come gliela metto l'acqua? Ok, adesso lui si sta riempiendo. Bello che questo, eh, almeno prende l'acqua, diciamo, tutta quella che ha eh, da parte, senza dover switchare in continuazione. Potrei assaggiare lì dentro, lui se la finisce, eh, però sì. Così almeno abbiamo un po' di tempo. No power. Eh, la power volevo metterci questo. Allora lui faceva il video, la metteva qua. Allora, poi bisognava fare più volte qui finché non diventava rosso. Ok. E eh, vuol dire che così va alla massima velocità. Poi eh, poi doveva, eh, un segnale di restan per andare in teoria, ma eh, è molto caldo. RF è storata ma non me la dà non me la danno non la ricevere F perché dove devo metterla lui lo metteva qua quindi vuol dire che c'è qualcosa che non quadra o sono io che sono imbecille come al solito e ho sbagliato qualcosa allora proviamo eh, no, perché qui è il punto che mi serve eppure sono sicuro che lui l'ha messa qui mm. per funzionare sono più che sicuro che l'abbia messa qua allora riguardo eh. ecco qua ragazzi la fame è pronta eh, si sì, bella carina allora questa qui è praticamente funziona cliccandoci qua facendo diventare rosso dalla massima efficienza durerà di più perché se diamo una, una piccola cliccata lui dura finché non si raffredda più lo riscaldiamo e poi ci mette il calore da energia e dopo lo eroga eh, lo accendiamo con la resta e siamo a posto. Questo eh, adesso ci ho messo questo. ma ci posso mettere gli abiti. Ci posso mettere un po' di tutto. Lui pianterà, sì, qui ci metteremo la terra perché così crea lui la sua piattaforma. Dopo una volta finita la possiamo prendere. Questa è quella rimasta. Lui pianterà i semi che metteremo qua. E lui quello che tira fuori lo tira fuori da qua. Dopo eh, da qui possiamo mettere un tubo che esce fuori, per eh, va direttamente in una cassa per poterci mettere il nostro coso. Oppure ci mettiamo direttamente questo. In una cassa allora per farlo uh, la cassa ce l'ho giusto per fare in modo che non faccia una cacata potrei fare così mettiamo questo qua e la cassa qua qua e qua poi rompiamo questo ma no porca di quella porca eh, santa miseria scusatemi ma c'ho sto piccone che è alluvionato da quanto è potente è perfetto adesso dobbiamo prendere intanto lo sapevo quando ha finito così la Vrencia che non so dove ho messo. La Vrencia. 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 Se sempre nell'ultimo pezzo dove vado a vedere. Eh? Non è mai una volta che fosse dove deve essere. Così. Ed in teoria lui dovrebbe incominciare a mettere dentro. Questo è il livello teorico. Eh? Poi dopo effettivamente non lo so cosa faccio o no. Eh, se lo fa o meno però non mi sembra che lo faccia di mortacci sua eh, no, eh, purtroppo così è eh, l'idio dice così questo qui è l'edge che esce fuori eh, farm farm edge ah no è nell'edge scusate ecco perché non eh, funziona eh, ragazzi avete pazienza e pietà perché non ci siamo più eh ho detto etch e ho spinto sulla farma, va bene dai comunque è questo il che si fa così si mette la bella cassettina 1 e 1 e 2 si toglie sto cacacazzo, di senza far troppo danni perché io lo faccio sempre si mette sto coso perché poi per adesso possiamo mettere solo quello a meno che non mi sia sfuggito a me tutto è possibile e quando mai e si mette così in teoria se adesso apro esatto lui me l'ha dato a mettere perfetto funziona benissimo eh, questa è la farm automatica diciamo se abbiamo un po' di energia con il cavo posso farlo passare tanti soldi a piffero insomma non c'è bisogno visto che i cavi volendo ce la faccio farlo passare qua non capisco perché mi ha chiesto una farm di 20x20 quando poi non c'è un cazzo va bene non importa forse si può ampliare ho sbagliato io qualcosa però effettivamente il video è proprio come ho fatto io e la, la base è proprio come quella che ho io quindi non lo so um, la wiki dice fatti una, una piattaforma di 20x20 aperta. Io l'ho fatta, ma non si è mancato. Va bene, non importa, funziona. Questo è l'importante: ce l'abbiamo fatta. Possiamo metterci gli alberi, possiamo metterci un po' quello che vogliamo, eh, i crop che vogliamo, e lui ce la fa in base a quello che noi ci serve. Io ho fatto questi perché mi serve per il Seed Oil più avanti, e quindi è meglio farli. Quindi, per adesso, mettiamo qua. Eh, lui, comunque, quando dobbiamo fare i semi, basta far così facciamo così, facciamo così, facciamo così e lui ci mette tutti i semi che vogliamo dovrebbe prendere in automatico in teoria però va bene, eh, la quest è fatta, non la voglio più vedere, <ride> vediamo un po' eh, e basta. Adesso c'è da fare lo, lo steel e il batter che sono quelli che si fa in automatico, l'energia con il fuel e poi eh, diremmo aver finito anche la forest ti cerco di capire un po di più perché comunque è vagamente interessante mi potrebbe piacere questi eh, di questa qui è energia gratis alla fine devi solo darci intanto a cliccare e sei a posto questa non consumo un cazzo quindi si sì, vedete sta ripartendo perché era finita l'energia presumo eh, che cazzo spero me la ripianti oh, eh. me la ripianti e mi tocca fare la mano allora, uh, vediamo un po'. Ok, me l'ha rimessa. Benissimo. A posto. Va bene ragazzi, dai, io mh, non lo so se sono contento o meno, però diciamo la farla far l'ho fatta, funziona. E quindi siamo a posto. Rimetto a posto un attimo qua, rimetto un po' le cose in linea e, e niente, continuiamo con le nostre mod. Non mi ha soddisfatto questo animale che ho tolto in modo particolare, se devo essere sincero. Pensavo meglio, però a meno una farma automatica. Quella di, del farm di canola probabilmente la rimetterò, però devo capire bene come metterla perché non mi piaceva qui. Queste le posso spostare, per carità, magari metterle di qua, è più bello, eh, meno tra le palle. Eh, la farm la potrei mettere qua e farla meglio, eh, facciamo la canola, però con la cloche che abbiamo già fatto... La cannola la facciamo meglio, quindi non c'è bisogno della farm, basta avere una, cano una cloche molto tranquilla con una pump dell'immersive e siamo a posto. Lui pomperà l'acqua, la metterà nella, cano nella, nella cloche e occupiamo un cazzo di spazio perché eh, occupa l'altezza più o meno questa, uno slot solo, più dietro, qua dietro ci possiamo mettere l'acqua con la pompa e tanti saluti al pifero, così non dobbiamo fare una farm esagerata questa mi interesserà relativamente Dai, se mi fai un po' di, di, di cose mi va bene eh, niente di che ragazzi tutto qua per adesso io direi che ci possiamo salutare per questo video è tutto noi allora ci vediamo al prossimo video di minecraft mod della mod skyblock 3 e niente vi do saluto ciao ciao